SIGEP 2024 continua nei corridoi di questa manifestazione che esalta i protagonisti della gelateria, della pasticceria, del caffè e della bakery. Incontriamo tanti amici. Uno di questi è il maestro Nicola Fiasconaro. Ciao Nicola e benvenuto. Buongiorno Fabio. Benvenuto nel tempio, nel regno della pasticceria, della gelateria italiana. Il SIGEP è una fiera che effettivamente oggi nel mondo è apprezzato e da tutto il mondo vedere colleghi di culture diverse che si innamorano e fanno business con la cultura italiana, perché le gelaterie, il modello italiano sono in tutti i mercati anglosassoni, mercati medio orientali, islamici. E quindi da qua, da questa palestra dove io ho sognato da ragazzino, mi ricordo le prime fiere, nei primi anni 80, la vecchia fiera era nel centro della città di Rimini, e incontrare i maestri, incontrare le competizioni, i concorsi di pasticceria mi hanno forgiato e mi hanno, come dire, anche illuminato, innamorandomi di un lievitato, di una pasta acida che poi è il panettone, la forza della colomba italiana, che dalla Sicilia all'epoca non esisteva forse questo, come dire, riconoscimento alle arti delle paste acide italiane. E io da buon siciliano, oltre alle cassate, ai cannoli, le paste di mandorla, mi innamoro del lievito madre. Iniziamo a produrre il panettone, lo esportiamo nel mondo e quindi materie prime rigorosamente born Sicily. Abbiamo una filiera davvero in Sicilia, dove in tutte e nove le province, sono nove, e anche le isole, un giacimento agricolo, e negli ultimi anni c'è quella predisposizione a trasformarlo il prodotto agricolo, dagli agrumi ai pistacchi, quindi la frutta secca, ai fichi d'India, fico d'India, insomma abbiamo le rose damascena che produco nella mia tenuta a Castelbuono, una trentina di lievitati e pasticcerie che davvero il mondo intero, in tutti i continenti riusciamo a portare, e quindi questi sentori, questi profumi, queste armonie di comporre con gli ingredienti la forza italica, quindi insomma l'orgoglio, la soddisfazione di vedere tanta gente da tutto il mondo davvero, e continuare a sognare per fare in modo che il Made in Italy conquisti ancora più mercati, perché il mondo è talmente grande che c'è spazio per tutti, e noi qui non dico che la facciamo da padrona, forse è un termine un po' esagerato, ma voglio dire il trionfo, l'orgoglio del tricolore, in questo caso a Rimini, nelle arti culinarie, nelle arti dell'alta gelateria e pasticceria, l'Italia trionfa davvero, e quindi siamo contenti, felici di essere qui e di portare avanti questo patrimonio. Grazie, grazie Nicola. Io avrei voluto farti tante altre domande, ma abbiamo i tempi strettissimi e rimanderò dunque queste domande a una prossima intervista da tenersi magari online tra la nostra sede operativa e il tuo laboratorio, che è veramente un piccolo paradiso della dolcezza. Poi ti chiederò anche della bellissima Cefalù. Nicola Fiasconaro qui al SIGEP, grazie e buona giornata. Un saluto a tutti, dalle Madonie che sto rientrando, Cefalù, una grande cittadina normanna, e noi a Castelbuono siamo una catena rocciosa, la porta delle Madonie, l'industria del turismo, l'industria enogastronomica che è molto funzionale. Che dirvi, vi aspettiamo in Sicilia, vi aspettiamo nella splendida cornice madonita.